Il Teramo batte l'Isernia per 4-1 e questa è una vittoria davvero preziosa per i biancorossi. Il primo successo in trasferta, il secondo consecutivo. Le reti, tutto è accaduto nel primo tempo, è stata l'Isernia per prima a passare in vantaggio al 25esimo con Antinucci, ma il Teramo non si è perso d'animo, ha pareggiato al 36esimo sul rigore con Galesio, poi un minuto dopo il raddoppio di Pavone su un errore difensivo dell'Isernia. Alla fine del primo tempo è arrivato il terzo gol di Galesio di testa su angolo. La ripresa, poco da raccontare, poche emozioni. L'Isernia ha cercato di riaprire la gara ma è scesa sul piano fisico, non ha avuto la lucidità necessaria per attaccare. Il Teramo invece ha avuto le occasioni migliori perché ha cercato la squadra di Pomante di sfruttare gli spazi in avanti e più volte ha mancato il quarto gol con Pavone, con D'Egidio e poi nel finire con Touré per ben due volte, ma al 94esimo è stato Nuan Touré a firmare il quarto gol e a regalare una vittoria preziosa che rilancia il Teramo in classifica ma dà morale alla squadra. Ora andiamo ad ascoltare il tecnico Marco Pomante. Abbiamo fatto una grossa partita, la migliore di questo campionato. Diciamo che i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che abbiamo provato in settimana dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo. Oggi veramente abbiamo dimostrato di essere una squadra forte perché anche poi nel secondo tempo con il risultato acquisito abbiamo gestito alla grande la gara, soffrendo il giusto. Contro una squadra che fino ad oggi aveva subito le ultime tre partite a zero gol, subiva poco, non di gol ma anche di occasioni. E mettere in difficoltà una squadra organizzata come l'Isernia a noi c'è una grande forza, ci fa capire la nostra veramente, la qualità che abbiamo, la possibilità che abbiamo perché abbiamo veramente grosse possibilità di fare bene. Però adesso non dobbiamo essere contenti per questa vittoria, però da domani dobbiamo pensare subito alla partita di Ancona perché adesso ci aspetta un trittico veramente di gare importantissimo.